Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi siamo qui per realizzare una torta salata con zucchine e ricotta. Ma prima di iniziare volevo ricordarvi che sul mio canale è in corso un giveaway, vi lascio il link al video nel box informazioni o qui da qualche parte in sovrimpressione. Comunque, incominciamo ora con elencare gli ingredienti necessari per realizzare questa torta salata con zucchine e ricotta. Innanzitutto 5 zucchine di dimensione media, 30 g di olio extravergine d'oliva, mezza cipolla, 100 g di speck, 3 uova, una bustina di lievito per torte salate, 125 g di ricotta, 50 g di formaggio grattugiato e 300 g di farina tipo 0. In aggiunta, a piacere, sale quanto basta e origano oppure maggiorana o rosmarino, come preferite. Per ultimo, ovviamente, una tortiera imburrata e infarinata della dimensione di 24 cm. Prima di iniziare dobbiamo preriscaldare il forno a 180 gradi, forno statico. Prima cosa, ho lavato, asciugato e tagliato a rondelle le zucchine. Per adesso le mettiamo da parte. Poi procediamo con il tritare il nostro speck nel bimby per 7 secondi a velocità 8. Con il tritare il nostro speck nel bimby per 7 secondi a velocità 8. Ecco il nostro speck pronto e tritato, lo mettiamo da parte in una ciotola. Senza lavare il boccale procediamo. Tritiamo la nostra cipolla nel bimby sempre per 7 secondi a velocità 8. Riuniamo la nostra cipolla nel fondo del bimby. Uniamo le nostre zucchine. Aggiungiamo l'olio e procediamo a cuocere. Minuti. Cento gradi, antiorario per evitare appunto che si sfaldino, a velocità soft. Andiamo a mettere da parte nella ciotola dove precedentemente avevamo messo lo speck.
Quindi, senza lavare il bucale, andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti, quindi la farina, i 50 g di parmigiano grattugiato, le uova, la ricotta, e la bustina di lievito per torte salate. Aggiungiamo poi comunque sale, quanto basta, a vostro piacimento, e una spruzzata di origano o maggiorana, come preferite. Mettiamo il tutto per 15 secondi a velocità 5. Ora aggiungiamo le zucchine con lo speck. Ora abbiamo aggiunto le zucchine all'impasto insieme allo speck. Procediamo per 15 secondi antiorario, velocità 3. Ecco il nostro impasto pronto per essere messo nella tortiera precedentemente imburrata e infarinata. Ecco la nostra torta ricotta e zucchine pronta per essere infornata. Ci vediamo tra 30 minuti. A dopo! Risultato finale, la nostra torta di zucchine ricotta è pronta e alla prossima video ricetta. Ciao a tutti!